Amici e amiche di isolalibera.com, ben trovati. Il 23 novembre del 1980, la grande tragedia del terremoto dell'Irpinia che toccò profondamente anche Muro Lucano. Ci troviamo in Contrada Giardini, questa che all'epoca fu una zona che vide ospitare decine e decine di famiglie, tanto da essere ribattezzata Villaggio Giardini, una sorta di paese a parte. Villaggio Giardini, appunto, citava una vecchia insegna che ormai è stata divelta. Noi, a distanza di 23 anni, siamo tornati in questa zona che momentaneamente è stata chiusa al traffico da un'ordinanza del sindaco Mariani. Abbiamo trovato davvero una situazione incredibile, quella che noi abbiamo battezzato una bomba ecologica. Quindi tenetevi forte, perché le immagini che vedrete sono abbastanza crude e sicuramente faranno male a chi vuol bene a Muro Lucano. Venite con noi. Inizia da qui il nostro giro per quello che da questo momento battezzeremo come il centro commerciale dello Scempio. Qui abbiamo l'area edile. Guardate, guardate la crudeltà delle immagini: un ammasso di pietre e materiale edile gettato così a cielo aperto. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Guardiamo questi ammassi di pietra, appunto abbiamo dei pezzi di colonnato, c'è davvero di tutto. Non ci avviciniamo molto a quest'area perché farlo è abbastanza pericoloso, sinceramente teniamo alla nostra incolumità, però potete vedere anche in profondità con le immagini fin dove si estenda quest'area, dove è stato davvero abbandonato di tutto, ma ce n'è ancora tanta da vedere di roba, e adesso con l'ausilio delle immagini riuscirete a vedere dell'altro. È anche difficile per noi raccontarvi questa situazione, perché davvero dopo 33 anni qui il degrado è assoluto. Prosegue il nostro giro nel centro commerciale dello Scempio. Ci troviamo nell'area degli elettrodomestici. Alla mia sinistra vedete un tostapane ordinatamente posato a terra, e poi più avanti troviamo un po' di tutto, da un vecchio monitor di un PC, un pezzo di qua, un pezzo di là. La base di questo monitor è qui a terra, per chi fosse interessato. E poi abbiamo diversi televisori, 1, 2, 3, un frigorifero, incredibile, davvero incredibile. Poi un po' più giù, un po' di disordine in questo reparto, troviamo tante bottiglie di vetro ammassate su un po' di terriccio, ovviamente gli immancabili calcinacci, e noi vorremmo addentrarci anche in uno di questi fabbricati. Vale la pena ricordarlo, questi sono fabbricati, come dicevamo in apertura, installati per consentire alle persone colpite dal terremoto di avere una dimora. Oggi, a distanza di 33 anni, si presentano così ai nostri occhi, non ci si può neanche entrare. Vedete un ammasso di segatura e rifiuti incredibile, un danno per l'ambiente davvero grande, accentuato dal fatto che questi fabbricati hanno la copertura in Ethernet, per cui c'è il forte rischio di amianto. Attenzione! Stiamo per entrare nel reparto alimentari, non prima però di avervi mostrato un vecchio divano letto ormai completamente arrugginito, ma non solo, perché prima di arrivare nel reparto alimentari c'è dell'altro, c'è un altro ammasso di rifiuti, e forse uno di quelli più brutti che abbiamo visto qui in Contrada Giardini, anche perché, lo ripetiamo, non ci siamo addentrati completamente. Le immagini che vedete vengono girate in maniera molto superficiale, perché girare completamente l'area fabbricato per fabbricato diventa davvero difficile. Parliamo di un'area molto molto estesa, molto molto grande, e guardate, qui c'è veramente una situazione imbarazzante: vecchi televisori, secchi, pennelli, spray, c'è davvero di tutto, vecchie buste della spazzatura, monitor, cestini, davvero
qualcosa di incredibile. Qui, come noterete, sono rimaste soltanto le basi dei prefabbricati che sono stati rimossi, molti altri ancora ce ne sono e sono, come dicevo prima, pericolosissimi in virtù dell'amianto e delle coperture in Eternit. E qui è il banco alimentari. Qualcuno ricorderà un vecchio supermercato proprio qui in questa zona. Di quel supermercato è rimasto il banco frigo. Guardate, a cielo aperto, completamente a cielo aperto, un vecchio materasso, o meglio un divano, ecco, un divano proiettato verso, insomma, la bellezza della natura murese. Guardate qui, chi ama i panorami cerca nelle grandi città quello più bello. A Roma, per esempio, si cercano le case con vista Colosseo, a Parigi con vista Torre Eiffel. Per chi fosse interessato ad acquistare casa a Muro Lucano, può sempre farlo qui, dove c'è questo panorama davvero da guerra mondiale. Guardate qui, c'è davvero di tutto qui sotto i nostri occhi. Una casa crollata, un capannino crollato e poi questo ammasso di rifiuti. Da qui, dalla distanza, vediamo cuscini, tanti secchi, gli immancabili, perché davvero sono immancabili i calcinacci, un ammasso di tappi. E poi qui, lungo quella che potremmo chiamare una aiuola, o meglio la buonanima di una aiuola, c'è un po' di tutto, vasi, mattoni, è incredibile. Invece in lontananza, oltre all'altra area dedicata all'edilizia, addirittura c'è una concessionaria, o meglio una concessionaria forse chiusa, perché riusciamo a vedere un'automobile addirittura abbandonata lì. Sembrerebbe una vecchia Fiat Uno, di quelle che una volta andavano tanto di moda. Noi ovviamente ironizziamo su questa situazione catastrofica, cercando un po' di sdrammatizzare, perché è davvero molto molto difficile raccontarvi quello che stiamo vedendo in questo momento. Questa è, o meglio era, la chiesa di Contrada Giardini. Tenetevi pronti, perché questo è quel che resta della chiesa di Contrada Giardini, il vuoto. Incredibile. Lì vedete un vecchio presepe, ormai ammassato con le classiche palline di Natale, una macchina da scrivere, un vecchio organo, il confessionale, eccolo lì. Fanno molto male queste immagini. E pensare, per raccontarvi un aneddoto, che qui 24 anni fa si è tenuto il battesimo di mio fratello. Oggi questa chiesa fa davvero rabbrividire. È una chiesa ovviamente aperta al pubblico, quindi chi volesse venire a raccogliersi in preghiera può comunque farlo. E ancora in questa chiesa vedete santini a terra e poi la cassettina acustica per le processioni, fili, cassette elettriche divelte. E poi qui abbiamo anche un letto, qualcuno l'ha improvvisato, avrà trovato dimora, ma quello che riusciamo a vedere anche in questo momento è quanto sia pericolosa questa struttura, perché c'è un'apertura proprio su quella parete, non sappiamo ancora quanto potrà resistere. Il nostro giro termina qui, in quella che
Un tempo era una scuola che ormai è scheletro, non c'è più nulla, è tutta aperta. Abbiamo trovato soltanto una sedia che in questo momento ci dà tanto il senso del nulla, del disastro, dell'abbandono. Con l'appello che noi facciamo nel ringraziare i cittadini che ci hanno segnalato questa triste vicenda e a quei cittadini che purtroppo a volte si sono trovati in situazioni in cui spinti da non sappiamo cosa hanno così abbandonato dei rifiuti in varie zone di Muro Lucano. Questa è un'area che di per sé è già completamente in ginocchio. Noi volevamo anche segnalarvi che di fronte a un grande danno c'è sempre una grande beffa. E la beffa qual è? È che a pochi passi dal punto in cui ci troviamo c'è un centro sociale che ospita gli anziani, oltre ad un noto locale pubblico di Muro Lucano che è molto frequentato da giovani e meno giovani. E noi abbiamo voluto chiudere questo servizio proprio da qui, lo facciamo col cuore in mano, io in particolar modo perché 24 anni fa in questa struttura feci una recita per chiudere il mio periodo all'asilo e quindi per affacciarmi a un nuovo mondo, iniziare un nuovo capitolo alle scuole elementari. Ed è davvero con il cuore in mano che noi ci rivolgiamo sì ai cittadini ma anche all'amministrazione. Sappiamo che i tempi sono difficili, soprattutto per i comuni più piccoli. L'appello qual è? Se non ci sono le risorse per fare gli investimenti in questa zona, per restituirla ai cittadini sotto una nuova forma, tante volte si è parlato di un villaggio commerciale, quantomeno cerchiamo di bonificarla così da spazzare via il triste ricordo del 23 novembre del 1980. Da Muro Lucano è tutto, col cuore in mano per isolalibera.com, Maurizio Cardone.